Posso chiedere una cosa? Perché non me lo ricordo. Contro chi giocate? Esatto. Ok, no, perché io non me le ricordo mai le squadre. Grazie, grazie. Sì, prova, prove, prove, si sente? Un attimo di prove, signore e signori. Signore e signori, ancora una volta la più cordiale buonasera da Casalgrande, dal palazzetto Cheope, dove tra non molto, fra circa 10 minuti, avrà inizio l'ennesimo capitolo di questo campionato di pallamano Serie A1 Beretta femminile. Protagonista ovviamente la Casalgrande Padana, che in questo momento vedete a sinistra dei vostri monitor, che ospita in questa occasione la blasonata Cassano Magnago, ovviamente collocata sulla destra dei vostri teleschermi. Questo confronto, che avrà inizio alle 19:30, è valevole nella fattispecie come recupero della prima giornata della fase discendente del campionato, del ritorno che è anche la 12ª giornata complessiva. In origine questa sfida avrebbe dovuto disputarsi a metà gennaio, ma all'epoca la formazione lombarda era interessata da alcuni contagi Covid, contagi fortunatamente ampiamente risolti, e quindi si è reso necessario il rinvio della partita appunto a questa sera, mercoledì 2 marzo 2022. Nicolò Rinaldi al microfono per voi anche in questa occasione. Anche in questa occasione agonistica tra non molto procederemo a darvi lettura degli schieramenti che
Tra poco si affronteranno qui al Palazzetto Keopes, sono le ore 19 e 22. Buonasera, ben ritrovati a tutto il pubblico di Eleven Sports che ci sta seguendo come sempre fedelmente su queste onde attraverso Eleven Sports. Un saluto ovviamente al pubblico casalgrandese che per un motivo o per l'altro non può essere presente questa sera al Palazzetto Keopes fisicamente, ma è comunque collegato con noi e quindi idealmente insieme a noi per seguire questa sfida. E un saluto cordialissimo ovviamente a tutto lo sterminato pubblico che segue la Pallamano Cassano Magnago femminile, è la piazza femminile maggiormente titolata a livello italiano e quindi può vantare, come è giusto che sia, come naturale che sia, su una platea decisamente vasta. Quindi un saluto a quanti ci stanno seguendo da Cassano Magnago, dal Varesotto, dall'Alto Milanese, da tutta la Lombardia, da Milano in particolare, dove la Pallamano Cassano Magnago ha un importante seguito, dal Canton Ticino, dalla anche Svizzera italiana più in generale, dal Grigioni italiano. Veramente un saluto a tutto il pubblico di Fede Amaranto che è collegato con noi su Eleven Sports per questa sfida valevole per la 12ª giornata di Pallamano A1 Beretta femminile. Tra poco, come detto, le formazioni in campo. Intanto vi possiamo dire che il confronto sarà arbitrato da due direttori di assoluta esperienza, Di Domenico e Fornasier, nomi particolarmente celebri a chi segue la massima divisione di pallamano, non soltanto femminile ma anche maschile. E per quanto riguarda la situazione di classifica, ecco, questo è un confronto che dirà molto sulle sorti di entrambe le contendenti, in quanto si tratta di un confronto diretto tra due compagini ancora alla ricerca della salvezza diretta, quindi senza passare attraverso i play-out. La Casalgrande Padana è quinta al momento in graduatoria con 15 punti. Scusate, ecco, c'è stato un piccolo problema tecnico, ecco, ora adesso risolto. Stavamo dicendo, la Casalgrande Padana è quinta in classifica a quota 15 punti, ma appunto Cassano Magnago segue immediatamente a ruota, possiamo dire, a quota 14. Alberto Aldini, direttore generale della Pallamano Spallanzani Casalgrande, nonché speaker sul posto, sta leggendo ora le formazioni per il pubblico presente e tra poco, insomma, non appena lui avrà ultimato questo compito, ve le leggeremo, ve ne notizieremo anche noi. C'è molto entusiasmo, non potrebbe essere altrimenti, anche perché insomma quella tra Casalgrande e Cassano Magnago è una sfida tra le più storiche nel panorama della pallamano tricolore. Infatti sono due realtà che da anni si confrontano in maniera molto intensa, in maniera molto combattuta sui palcoscenici, non soltanto della massima serie ma anche delle altre categorie, incluse quelle giovanili. E quindi ora state vedendo a destra dai vostri monitor la formazione di Cassano Magnago, ecco, che sta facendo il proprio ingresso in campo in maglia amaranto, la casacca amaranto tradizionale per la compagine in subrica. In questo momento qui al Palazzetto Keopes abbiamo una piccola avaria sul microfono di servizio, ma comunque questo non impedisce a Cassano Magnago di fare il proprio ingresso in campo tra gli applausi della piccola ma affezionata delegazione che segue la formazione cassanese in questo suo ennesimo compito. Di Domenico e Fornasier, lo ripetiamo, gli arbitri. Tutto questo alle ore 19:25, quindi manca davvero pochissimo a questo recupero della 12ª giornata. Qui per velocizzare le operazioni vedete a sinistra nei vostri monitor la Casalgrande Padana in casacca giallo-nera, anche se i colori sociali sono bianco-rossi, ecco, che fa il suo ingresso in campo. Saluti ovviamente e convenevoli, irrinunciabili in queste occasioni. E ora direi che siamo pronti per darvi lettura delle formazioni, ecco, che si confronteranno tra poco, cominciando per dovere comprensibile di ospitalità dalla pallamano Cassano Magnago, che si presenta qui a Palazzetto Keopes con la numero 10 Gloria Montoli, con il numero 13 Zori Kajovovic, con il numero 17 Michela Cobianchi, con il 21 Sara Piatti, con il 27 Giulia Laita, con il numero 30 Sara Zanellini, con il numero 35 Eva Broggi, con il 38 Asia Macchi, con il 50 Rebecca Geller, con il 55 Chiara Priolo,
con l'89 Giulia Milan, con il 92 Nila Bertolino e con il 95 Alice Milan. Allenatore è ovviamente Salvatore Onelli. Per quanto attiene invece alla formazione Casalgrande Padana, allenata da Marco Agazzani, come d'abitudine, come sempre, numero 1 Valentina Bonaccini, portiere, con il numero 3 Asia Cristel Mangone, con il numero 5 Nicole Giombetti, con il numero 7 Kimei Aileen Sauso Müller, con il numero 8 Francesca Franco, con il numero 10 Ilenia Furlanetto, con il numero 12 anche lei portiere Nadia Aielen Bordon, con il numero 13 Sara Postol, con il numero 14 Simona Artoni, con il numero 16 anche lei portiere Caterina Maria Mutti, con il numero 18 Alessia Artoni, con il 19 Marianna Orlandi, con il 20 Leila Mazzizzi, con il 21 Giulia Cosentino, con il 26 Giulia Mattioli e con il numero 33 Gaia Lusetti. Questi quindi gli schieramenti, partite in questo momento con 2 minuti di anticipo sulla tabella di marcia. Comunque questo non impedisce ovviamente di seguire con grande attenzione il confronto. Le 19:28 al Palazzetto Kreuper. Ancora una volta buonasera a quanti ci stanno seguendo su Eleven Sports. La prima palla dell'incontro è appannaggio della formazione di casa, la Casalgrande Padana. Vediamo ora Mangone che passa Furlanetto, vediamo Alusetti, ancora Furlanetto in elevazione, cerca la conclusione, ma Nila Bertolino, portiere della formazione cassanese, ecco, non si smentisce neanche in questa occasione. Tra l'altro in varie interviste che sono state proprio effettuate in questi giorni all'interno dell'organico biancorosso, insomma, tante appunto ragazze casalgrandesi, tante giocatrici casalgrandesi hanno individuato in Nila, ecco, Bertolino una tra le rivali maggiormente proprio importanti ed accreditate in questo confronto. Il portiere cassanese, classe 2000, è particolarmente temuta quindi insomma dall'organico biancorosso, e in questa prima azione ha sicuramente mantenuto fede a quella che è la propria elevata e meritata reputazione. Brava quindi Anila Bertolino. Adesso c'è Cassano Magnago in avanti, si cerca un'azione concertata, ma Rebecca Geller non arriva in tempo all'aggancio con il pallone, e così quando la situazione è ancora sullo 0-0 la Casalgrande Padana ha buon gioco nel ripartire, con Asia Mangone si inventa un buon tiro che questa volta va a segno, una conclusione efficace, puntuale, ficcante, 1-0 quindi è il primo gol dell'incontro. Casalgrande Padana 1 Cassano Magnago 0. Riparte ora Cassano, lo ricordiamo, ecco, ormai osservando la classifica appare lampante che nessuna delle due contendenti di questa sera potrà ormai raggiungere i playoff per lo scudetto, ma ovviamente questo non costituisce affatto un buon motivo per andare in vacanza anzitempo, perché come abbiamo detto prima c'è una salvezza diretta senza playout da conquistare ed entrambe le formazioni sono in ballottaggio proprio per evitare questi spareggi, ecco, che possono sempre essere particolarmente pericolosi, specialmente a fine stagione. Intanto c'è un rigore a favore di Cassano Magnago che viene messo a segno, niente da fare per Nadia Aielen Bordon, e Michela Cobianchi ad inaugurare le reti a Maranto, 1-1 quindi la Cobianchi terzino della compagine cassanese, ha fatto centro dai 7 metri. Siamo ancora con la Casalgrande Padana che cerca Furlanetto, cerca la sponda in Lusetti, la trova Gaia Lusetti, penetra bene all'interno della retroguardia in subrica e così mette a segno il raddoppio per la formazione biancorossa questa sera, tuttavia in casacca giallonera. Quindi 2 Casalgrande Padana, 1 Cassano Magnago, come diciamo spesso, ripetiamo varie volte il punteggio a beneficio di chi in questo momento non sta osservando attentamente il video per una ragione o per l'altra, insomma perché è impegnato magari in altre occupazioni. Quindi cerchiamo di offrire un servizio sempre completo, come anche in questo caso, sottolineando il gol di Geller, 2-2, quindi un bel gol dall'ala per Cassano, ma risponde immediatamente Asia Cristal Mangone. Una Casalgrande Padana che non si è lasciata intimorire dal punto di vista mentale, psicologico, da questo gol di appunto Rebecca Geller, tant'è vero che subito Asia
Mangone ha trovato la strada, ha trovato il pertugio giusto per riportare la Casagrande Padana in avanti. Ora Cassano, vediamo che cosa si può inventare. Giulia Laita, serve Zorica Jovovic con la sua esperienza, passa la sfera a Rebecca Geller che riesce a colpire dall'ala. Nadia Ayelen Bordon tocca la sfera senza però riuscire a trattenere, senza però appunto riuscire ad impedire che andasse in fondo al sacco, e quindi è ancora parità, come dicono i commentatori qualificati, è tutto da rifare. 3-3 quando sono appena passati neanche, insomma, 5 minuti, 4 minuti e 30 per l'esattezza nel corso ovviamente del primo tempo. Abbiamo appena iniziato qui al Palazzetto Cheope, un po' meno pubblico del solito questa sera, ma insomma è anche abbastanza comprensibile visto che siamo di mercoledì e non come sempre accade al sabato, quindi c'è qualche difficoltà in più per il pubblico ad affluire. Comunque è una platea comunque molto partecipe, sia per l'una sia per l'altra formazione. Asia Mangone, intanto autrice di un avvio veramente notevole, ha messo a segno la sua terza realizzazione personale. Padana ancora avanti 4-3. Una nota che va sicuramente riservata anche per quelle che sono le vicende del confronto disputato all'andata a Cassano Magnago, al Palatacca, insomma, uno tra i templi della proprio pallamano femminile italiana. Era l'11 settembre scorso, in quell'occasione la Casagrande Padana si è imposta per 14-18, intanto Cassano impatta ancora con Zorica Jovovic, l'esperta classe 80 della compagine in subrica, 4-4. Dicevamo, all'andata la Padana è stata vittoriosa al Palatacca per 14-18 in una gara dove si è segnato molto poco e dove le difese sono state importantissime protagoniste. In particolare spicca l'ottima prova che venne fornita da Nadia Ayelen Bordon, appunto portiere della Casagrande Padana, portiere argentino della Casagrande Padana, arrivata qui nel Reggiano con il mercato estivo. In quell'occasione intanto c'è il gol di Simona Artoni fa centro per il 5-4 casalgrandese. Casalgrande, ecco, si riparte da metà campo ovviamente, 5-4, un bel gol dall'ala di Simona Artoni, al numero 14 della Casagrande Padana. Dicevamo che in quell'occasione all'andata ha spiccato anche la prova di Ilenia Furlanetto, la capitana biancorossa, autrice di 6 reti, mentre invece per quanto attiene Cassano Magnago furono 3 i gol di Eva Ekbrogi, miglior realizzatrice nelle sue file. Intanto Cassano perde palla, può ripartire la Casagrande Padana con Furlanetto, cerca ancora e trova una sponda efficace in Lusetti. Mangone dall'ala per Marianna Orlandi, che il pallone le sfugge, poi recupera ancora Mangone, molto attiva in questi minuti iniziali, gira bene per Gaia Lusetti, si accentra ma non riesce a valicare questa volta il muro difensivo avversario, così riparte Cassano Magnago in contropiede e Chiara Priolo questa volta non perdona, superando ancora una volta Bordone e quindi 5-5. Ed è, insomma, si può dire una partita sicuramente, insomma, ben vivace in queste prime fasi, ecco, sia dall'una che sia per l'una sia per l'altra squadra. 5-5 quando siamo al 7° minuto e 30 secondi circa, insomma, di questo incontro, che ha ancora parecchio da dire e da dare. Scontro cruciale veramente in chiave salvezza. Poi più tardi saremo ovviamente ben precisi per quanto riguarda il calendario di entrambe le formazioni, entrambe che tra l'altro cercano riscatto, perché entrambe provengono da una sconfitta, però di questo parleremo dettagliatamente in seguito. Intanto seguiamo questa azione della Casagrande Padana con Furlanetto che gira bene per Lusetti, ancora per Furlanetto, ancora secco questa sera, strano. Lusetti, Marianna Orlandi dall'ala, via, è sotto passivo e non fa in tempo la Padana ad andare al tiro, così Cassano Magnago può ripartire e ha in mano la palla del potenziale vantaggio, quindi potenziale vantaggio per la formazione allenata da Salvatore Onelli. Sarebbe la prima volta nel corso di questa importante serata qui a Palazzetto Cheope. Seguiamo Cassano, Zorica Jovovic, la formazione ospite si affida molto, ecco, a quella che è l'esperienza, la classe, la maestria, il talento di Jovovic, non potrebbe essere altrimenti del resto, è un po', insomma, una, possiamo dire, caposcuola nell'ambito della compagine varesina.
E ora vediamo Gloria Montolli, bene per Laita, vediamo Laita, cerca il passaggio per Cobianchi, lo trova anche se un po' affannosamente, Jovovic, attenzione, penetra nella difesa biancorossa, gioco un po' affannoso da parte di Cassano Maniago che fatica a trovare una soluzione, ma la trova con Zorica Jovovic per la prima volta, Cassano Maniago si trova in una situazione di vantaggio, Casalgrande Padana 5. Cassano Maniago 6 quando stiamo veleggiando verso i primi 10, verso il decimo minuto di questo incontro. Diciamo che la posta in palio questa sera è di notevole rilievo anche dal punto di vista psicologico, perché insomma in una lotta salvezza così affollata come quella che in questo momento sta contraddistinguendo la massima serie di pallamano femminile, insomma chiaramente una vittoria in più o una in meno poi alla fine sono in grado di fare la vera differenza. Intanto due minuti inflitti a Zorica Jovovic, insomma questa è una mancata sicuramente non da poco per Cassano Maniago, perché è stata lei in queste prime fasi a sicuramente essere la principale interprete, orchestratrice del gioco ospite. Intanto però Casagrande Padana risponde con una vera fiondata della vice capitana Francesca Franco, servita appositamente dalla capitana Ilenia Furlanetto. Furlanetto e Franco in gol 6-6 e la Padana può quindi guardare alle immediate fasi, all'immediato futuro di questa disfida con maggiore e ulteriore serenità. Decimo minuto che scocca in questo momento 6-6 qui al Palazzetto Cheope, di una sfida che ha ancora parecchio da dire. Ora Cassano cerca di rallentare un po' il ritmo, non ha interesse ad alzare più di tanto i ritmi pari in questa fase la compagine ospite. Trova Eva Brogi, ma Eva Brogi questa volta non va a segno, Bordon si oppone con maestria, Bordon lancio lungo per Marianna Orlandi che ritira dall'ala, non riesce ad arpionare la sfera nel modo in cui avrebbe desiderato e nel modo in cui il pubblico di fede biancorossa avrebbe desiderato, e quindi ancora niente di fatto, sempre 6-6 il punteggio qui a Palazzetto Cheope. Ancora un benvenuto a quanti ci stanno ascoltando su Eleven Sports dall'Emilia, dalla Lombardia, da Milano, da Casalgrande, da Cassano Maniago, dalla Svizzera e a tutti coloro più in generale che sono interessati a questo evento. Ancora Cassano Maniago che è sotto passivo, attenzione, gioco un po' accademico in queste fasi da parte delle Amaranto che però devono trovare urgentemente una soluzione a tiro, non c'è tempo per Cassano per procedere a un tiro, quindi è vano il tentativo di Eva Brogi. Riparte la Casagrande Padana che può nuovamente salire in cattedra con questa palla che deve essere gestita al meglio. Lusetti cerca il gol addirittura di pugno su suggerimento di Ilenia Furlanetto, così non è. Così non è, ma comunque sia è apprezzabile il tentativo, sarebbe stato un gol, osiamo dire, quasi memorabile, oltre che abbastanza fortunoso, ma insomma la bravura molto spesso si accompagna anche a un pizzico di sana fortuna. 6-6 quindi, e ancora Cassano Maniago in avanti, e vediamo ora, attenzione, e Cassano Maniago che lo stiamo notando in questi ultimi minuti sta incontrando abbastanza difficoltà nel provare a concludere dalle parti di Bordon, però in questo momento ci riesce con Zorica Jovovic, manco a dirlo, questo è già il suo terzo centro personale. Dall'altra parte abbiamo un mangone per Francesca Franco, il cucchiaio di Francesca Franco che va a segno, niente da fare per Nila Bertolino, 7-7 di nuovo parità. Bisogna dire che chi sta seguendo questo incontro ha sicuramente ragione, perché insomma è una partita che sta sicuramente regalando emozioni e sussulti di un certo livello, insomma, e il punteggio lo testimonia del resto, 7-7 quando siamo nemmeno a metà della prima frazione di gioco. Ancora tutta da vivere questa nostra importante serata qui al Palazzetto Cheope. Vediamo Giulia Laita, ecco ancora Jovovic, molto cercata dai suoi compagni di squadra, e ha ragione, perché veramente Zorica Jovovic sta facendo impazzire la difesa biancorossa, non sanno come contenerla. 7-8, intanto Asia Mangone viene fermata in fase di tiro, ci sono due minuti per Cassano inflitti a Gloria Montoli, e quindi la Casagrande Padana usufruisce anche di una conclusione dai 7 metri, se ne incarica come d'abitudine consolidata Ilenia Furlanetto. Vediamo Ilenia Furlanetto contro Nila Bertolino, ancora una volta uno scontro fra giganti
Vediamo Furlanetto, Berto, io Furlanetto ha la meglio ormai, il Legna Furlanetto specialista di questo genere di frangenti. Uno su uno ai rigori e questo, e questo tra le altre cose è anche il primo gol personale questa sera per la capitana biancorossa. Primo gol quindi per il Legna Furlanetto, un gol molto importante che riporta la Padana in parità sull'8-8. Vediamo Cassano Magnago con un Jovovic particolarmente ispirata, ora palla a Giulia Laita, vediamo, ancora per Jovovic, Simone Artoni cerca di arginarlo in qualche modo, per il momento ci riesce, ma la palla è ancora in mano alle varesine, Giulia Laita, ancora Jovovic, ancora Giulia Laita, su di lei c'è Asia Mangone, cambia tutto Cassano Magnago, ma ancora la palla per Zorica Jovovic, Furlanetto e Mangone cercano di fermarla, ci riescono, Cassano è sotto passivo, deve tirare urgentemente, ancora Jovovic, ecco il passaggio per il gioco è fermo, il passaggio per Priolo, Chiara Priolo, ma il gioco era stato fermato poc'anzi, ancora Jovovic, giocatrice fin qui veramente indispensabile per le manovre cassanesi, si incarica del tiro Giulia Laita, ma Nadia Ayelen Bordon questa volta ci arriva con maestria sulla propria sinistra e quindi a Cassano non resta che acconguagliarsi a questa importante parata di Nadia Ayelen Bordon e restare sull'8-8. Tuttavia emozioni e proprio variazioni a go-go, la Casagrande Padana ha appena vanificato un'azione, neanche il tempo di commentare la parata messa a segno da Bordon, che subito la Casagrande Padana ha vanificato un attacco, così Cassano Magnago ancora buon gioco per provare a riportarsi avanti, per provare a rimettere la freccia per l'ennesima volta in questa partita. Jovic viene fermata, veramente difficile contenere la navigata giocatrice slava in forza alla formazione in subrica. Jovic questa volta non va, anche grazie a una Nadia Ayelen Bordon veramente ben piazzata nella circostanza. Riparte Asia Mangone che non, però non riesce a servire Ilenia Furlanetto, malinteso Mangone e Furlanetto, riparte Cassano, Jovovic, Zorica Jovovic ancora a segno con un cucchiaio molto sicuramente simile a quello che pochi minuti fa è stato messo a segno efficacemente da Francesca Franco, quindi un cucchiaio a testa, si è pari anche del computo dei tiri a cucchiaio, uno per Francesca Franco e uno per Zorica Jovovic, entrambi a segno, ma nel conteggio dei gol complessivi è Cassano in questo momento ad avere qualcosa di più, un gol in più, 8-9 quando abbiamo superato, scollinato la metà della prima frazione di gioco. Ilenia Furlanetto con una delle sue sassate va a mandare il pallone nell'angolino a sinistra laddove Bertolino non può arrivare ed è di nuovo 9-9. Qui perde palla in malo modo sfortunatamente per le ospiti la Geller e quindi 9-9. Riparte la Padana con Asia Mangone, Francesca Franco perde il pallone, poi lo recupera ma troppo tardi e intanto Cassano Magnago chiama time out, ecco c'è un time out richiesto dal tecnico ospite Salvatore Onelli e noi ne approfittiamo per riepilogare insomma quello che è il tabellino emerso fin qui, 9-9 quindi il punteggio quando siamo al 16° minuto e 23 secondi nel corso della prima frazione di gioco. Per Cassano Magnago sono 5 i gol di Zorica Jovovic, 2 reti per Rebecca Geller, uno a testa per Michela Cobianchi e Chiara Priolo. E per quanto riguarda invece la Casagrande Padana, 3 gol siglati da Asia Cristel Mangone, 2 reti Francesca Franco, 2 reti Ilenia Furlanetto, 1 rete Simona Artoni e 1 gol Gaia Lusetti. Questo è il quadro generale. Soltanto un rigore tirato fin qui è quello messo a segno da Ilenia Furlanetto poco fa. Quindi questo è il quadro complessivo, generale dell'incontro, di questo vincente incontro valevole come recupero della 12ª giornata di Serie A1 Beretta femminile. Dicevamo prima, entrambe le squadre provengono da una sconfitta, in quanto il 19 febbraio scorso la Casagrande Padana ha pagato dazio sul campo siciliano della AC Lifestyle Erice per 28-18, insomma una gara in cui le biancorosse hanno retto soltanto per 40 minuti, ma poi negli ultimi 20 la formazione siciliana ha preso il largo, quindi le trapanesi hanno vinto largo con 10 punti di margine.
E invece il 23 febbraio scorso Cassano Magnago ha pagato dazio sul parquet dell'attuale capolista nonché corazzata fuori serie del campionato Bressanone, 28-19. Il punteggio a favore delle Alto Atesine. Qui intanto c'è una buona parata in aria, Lembodon, fulanetto, serve Orlandi, ma questa volta il gol di Orlandi all'ala non va. Bordon e Bertolino protagoniste in questi ultimi istanti, in questi ultimi secondi della partita. Non cambia nulla, quindi sempre 9-9, dobbiamo dirlo con tutta sincerità. Un risultato che fin qui grosso modo rispecchia quello che è stato l'effettivo andamento della partita e anche le effettive forze in campo. Insomma, diciamo che c'è stato equilibrio, molto equilibrio fino a questo momento, il punteggio lo testimonia. Qualche errore di troppo per la Casagrande Padana, che sicuramente avrebbe potuto gestirsi meglio in alcune situazioni, ma del resto anche a Cassano Magnago c'è stata qualche sbavatura, alternata però a momenti di ottima pallamano. Questo vale per entrambe le squadre, quindi 9-9 che fin qui ci sta ed è un seguito ed è un avvenire, e questa partita è un avvenire, un seguito, un futuro tutto da vedere, tutto da scrivere, tutto da verificare, e lo potremo vedere in diretta su Eleven Sports, quindi rimanete con noi in collegamento. Quando stiamo per arrivare al 18esimo minuto, 18 in questo momento, 9-9 sempre in punteggio con la Padana in avanti. Dopo che Cassano Magnago ha perso palla, Lusetti cerca il passaggio per Mangone, lo trova vincendo la resistenza di Jovovic. Mangone, Lusetti, adesso Mangone, è un fraseggio che però deve evolvere presto in qualcosa di più. Francesca Franco viene contrastata da Gloria Montoli, due minuti inflitti a Gloria Montoli, se non andiamo errati, minuti per Giulia Laita, ecco. E quindi la Casagrande Padana usufruisce di un rigore in questo momento, il secondo della partita. Ancora una volta fulanetto, ma nelle file di Cassano c'è il cambio in porta, esce Nilla Bertolino e fa il proprio ingresso in campo la sua collega di ruolo Sara Piatti. Quindi fulanetto contro Piatti, Onelli prova anche la carta del cambio portiere, ma il risultato è sempre lo stesso, non si riesce proprio a neutralizzare i rigori di Ilenia Fulanetto, che così mette a segno il suo terzo centro personale, il secondo su rigore in questa partita. Ilenia Fulanetto peraltro è ancora saldamente al primo posto nella importante classifica delle migliori bomber di questo campionato, è la giocatrice della A1 femminile, della A1 Beretta femminile, che ha segnato di più fino a questo momento, e i rigori sono indubbiamente la sua specialità. Ilenia Fulanetto, nativa originaria di Pontigna, ma ormai un vero simbolo per Casalgrande da quasi 9 anni. Ora Padana ancora in avanti dopo che Cassano ha avuto un malinteso nelle proprie fila, fulanetto per Franco e gran gol di Francesca Franco, palla che va a sbattere sul montante a destra di Nilla Bertolino per poi insaccarsi mirabilmente alle spalle del portiere Amaranto. Terzo centro per Francesca Franco e Casagrande Padana che ha piazzato un mini allungo sull'11-9, ma in una gara così equilibrata anche questi mini allunghi sono in grado di fare la differenza, inutile nasconderselo. 19 quindi quando stiamo veleggiando verso il 20esimo, 19-42 in questo momento. Cassano ovviamente però non è squadra facile ad arrendersi, facile a mollare la presa, e c'è un tentativo di tiro di Gloria Montoli però viene smorzato prima dagli arbitri. La palla è ancora a Cassano Magnago, che usufruisce di un 9 metri. Ora la formazione lombarda ancora prova con Zorica Jovovic a trovare la via del gol, il tiro viene sporcato dalla difesa avversaria, però le cassanesi usufruiscono di un angolo. Rebecca Geller si è incaricata di eseguirlo, ora la palla è a Montoli per Michela Cobianchi, molto pericolosa, Rebecca Geller trova ancora una volta la via del gol dall'ala, ricucendo così parzialmente lo strappo che divide Cassano dalla Padana. 11-9, Rebecca Geller, attenzione ai suoi numeri dall'ala che possono essere veramente molto insidiosi e pericolosi, qui se n'è avuta poc'anzi una puntuale ed efficace dimostrazione. 11-10 per le biancorosse, che in questo momento attaccano. Mangone per Lusetti, Franco, Ilenia Fulanetto, Onelli incita le sue a difendere Asia Crystal Mangone, una vera fiondata, un bel tiro centrale
Asia Mangone, quarto gol personale per lei e in questo momento è la migliore realizzatrice nelle file della formazione di casa. 12-10 è una Padana che quindi ha ripristinato il doppio vantaggio. Lo ripetiamo, insomma, in una sfida così tirata, insomma, tutto può essere decisivo, ogni aspetto, perché è una gara che si gioca molto anche sull'aspetto psicologico, non soltanto sugli aspetti più strettamente tecnico agonistici. 21-29 quando sono le 19:52 minuti primi in diretta su Eleven Sports. C'è Cassano Magnago in avanti, Gloria Montolli per Giulia Laita, Laita ancora per Jovovic. Jovovic viene fermata da Francesca Franco. Due minuti per la vice capitana biancorossa Francesca Franco. Ovviamente, insomma, questo ci sta anche perché, insomma, l'intervento è stato sicuramente forte e tosto, ma del resto era anche per certi versi necessario per contenere una Jovovic fin qui, possiamo dire, assolutamente devastante per quanto riguarda la difesa biancorossa. Riparte Cassano Magnago e ora la palla è a Jovovic ancora per Cobianchi. Cobianchi, gioco fraseggiato con Jovovic, questa prova la via del gol Giulia Laita, ma il gioco è stato fermato poco prima, quindi niente di fatto ancora. E Casalgrande Padana che ha la grande occasione da non fallire, da non mancare, di portarsi a tre lunghezze di vantaggio. Alessia Artoni intanto è pronta ad entrare per i biancorossi, entra al posto di Nadia Aielen Bordon, extra player, quindi sei, ecco, giocatrici in avanti con la porta sguarnita, sei di, ecco, movimento con la porta sguarnita. Molti tecnici fanno questo quando si è in inferiorità numerica e Marco Agazzani segue questa scuola. Attenzione però, Nia Bertolino, Asia Crystal Mangone in questo caso prende il posto di Nadia Aielen Bordon e va a sventare quello che probabilmente sarebbe stato un gol da parte del portiere in subrico. Quindi 12-10, la inedita Asia Mangone in versione portiere, ecco. Comunque era già lì pronta anche Nadia Aielen Bordon per intervenire, ma Mangone ha evitato un gol che sarebbe stato beffardo, ma come a volte comunque può succedere quando si sceglie l'extra player come in questo caso. Ancora però Cassano Magnago in avanti, Jovovic questa volta non passa, ancora in avanti Casagrande Padana, Gaia Lusetti, Mangone, Alessia Artoni, Mangone, Furlanetto. È una Padana che non vuole incappare in errori legati alla fretta in questa fase, ma giustamente perché le due reti di vantaggio di margine sono una preziosa eredità da non scialacquare. C'è un time out richiesto intanto da Marco Agazzani, allenatore biancorosso, e quindi la partita si ferma per 60 secondi quando se ne sono andati i primi 23 minuti e 32 secondi di gioco qui al Palazzetto Cheope, e la Casagrande Padana guida su Cassano Magnago con il punteggio di 12-10. Riepilogo come sempre facciamo quando ci sono i time out, in occasione dei time out per favorire anche, insomma, per sottolineare ancora meglio le prove personali. Cassano Magnago 5 gol, Zorica Jovovic 3 per Rebecca Geller e 1 a testa Michela Cobianchi e Chiara Priolo. La Padana invece ha potuto contare fin qui sui 4 gol di Asia Crystal Mangone, 3 reti Francesca Franco, 3 reti Ilenia Furlanetto, 1 rete per Simone Artoni e una rete Gaia Lusetti. 2-2 ai rigori per la Casagrande Padana, entrambi messi a segno da Ilenia Furlanetto, manco a dirlo, mentre invece al momento Cassano Magnago non ha ancora usufruito di conclusioni dai 7 metri. Casagrande è impegnata tra le altre cose anche in A2 maschile, oltre che a livello proprio giovanile con squadre appunto schierate nei tanti campionati. Di questo parleremo però più tardi, in particolare parleremo della A2 appunto maschile, che il prossimo sabato sempre qui al Palazzetto Cheope disputerà una sfida sicuramente di notevole rilievo nella lotta per non retrocedere. La Modula Casalgrande ospiterà sabato prossimo qui a partire dalle ore 18:30 la Ambra Poggio a Caiano. Ci sarà anche la diretta sulla pagina Facebook del GSD Pallamano Spallanzani Casalgrande, quindi un altro appuntamento da non perdere con la pallamano biancorossa. Lo ripeteremo anche più tardi perché a Casalgrande la formazione, anche la formazione maschile, gode di un buon seguito, ovviamente, così come quella femminile, che ha una lunga
proprio permanenza e storia a livello invece di A1, serie A1 Beretta in questo caso. 12-10 mentre Cassano Magnago è in avanti, vediamo il creativo per Zorica Jovovic, Laita ancora per Jovovic, non si passa però perché Francesca Franco si oppone arcignamente al movimento della classe 80 di Cassano Magnago. Ripartono però le Amaranto, il tentativo in diagonale del terzino Michela Cobianchi che è tra le prime 20 migliori goleador del massimo campionato, questa volta non va a segno, si perde a destra, siamo già Marianna Orlandi però perde palla, poteva essere di più 3 per la Casagrande Padana, riparte Cassano con grande grinta e Giulia Laita va a realizzare il suo primo sigillo individuale che permette alla formazione in subrica di dimezzare le distanze 12-11. Che partita intanto, il pubblico qui è diventato più abbondante qui al Palacheo per di passare dei minuti. Ovviamente, insomma, forse anche osservando gli Event Sport, insomma, ci si è resi conto, insomma, di quella che è l'importanza, di quello che è l'equilibrio che sta caratterizzando la sfida. Quindi da Casalgrande, insomma, in tanti hanno deciso di fare un salto qui al Palazzetto Keope, ma intanto c'è la ripartenza di Cassano Magnago con Giulia Milan, numero 89, che non perdona, va a segno e così in un amen quello che fino a pochi istanti fa era il doppio vantaggio della Casalgrande Padana si è annullato ancora una volta, tutto da rifare. Cassano Magnago ha pareggiato i conti, è una Casalgrande Padana, lo si legge negli occhi delle ragazze biancorosse che è stata un po' colta di sorpresa in questi ultimi minuti, non si aspettava forse un ritorno così veemente da parte delle varesine, ma comunque Ilenia Furlanetto ridà fiato a tutta la squadra e Simona Artoni dall'ala, passaggio di Furlanetto per Simona assolutamente ineccepibile e Simona Artoni realizza il suo secondo gol personale che pesa parecchio in questa fase, 13-12. Quando siamo agli ormai sgoccioli del primo tempo, risultato ancora tutto da delineare, 13-12, sono passati 26-37. Allora Cassano prova la via dei gol, attenzione a Michela Cobianchi, ha sempre molti gol nelle mani, viene fermata, viene arginata bene in questo caso da Mangone e Franco, il tentativo cassanese, ma riparte ancora Cassano con Giulia Laita, cerca una sponda Jovovic, no, preferisce fare la sua, invece passa a Jovovic, ancora Laita, Jovovic per linee centrali, Franco e Simona Artoni su Zorica Jovovic, quindi si arresta ancora il formidabile treno di Zorica Jovovic, ma Cassano Magnago può ancora usufruire di una palla offensiva, sono sotto passivo le Amaranto, devono sbrigarsi, prova a concludere Giulia Laita ma viene murata dalle avversarie, ma è ancora Cassano Magnago in avanti, proprio non molla mai la compagine varesina. 13-12, le ragazze allenate da Salvatore Onelli hanno tutta l'intenzione, la chiara intenzione di non chiudere questo primo tempo con una situazione di svantaggio e quindi ancora Cobianchi, cede a Laita, Jovovic, attenzione, grande risposta questa volta di Nadia Yelen Bordone che neutralizza di piede, riparte la Casagrande Padana, Furlanetto per Orlandi, Orlandi dall'ala, viene contrastata da Giulia Laita ma questo non impedisce all'ala di Veggia di Casagrande di andare a segno per il 14-12, una rete che vale oro se non di più, addirittura platino, riparte la Casagrande Padana, Mangone, Franco, attenzione, può esserci l'exploit finale in questo finale di primo tempo per la compagine ceramica che con tutta calma ora, senza voler forzare troppo i tempi, cerca l'azione offensiva, Furlanetto, Franco viene fermata da due avversarie ma la palla è ancora per le biancorosse che non è passivo ancora, Lusetti serve irregolarità purtroppo la Padana, purtroppo per la formazione di casa, la Padana non ha saputo gestire efficacemente questo pallone favorendo così il ritorno di Cassano Magnago, ma in ogni caso la Padana è veramente vicina a chiudere il primo tempo in vantaggio, cosa che sarebbe molto importante anche per quell'aspetto psicologico di cui relazionavamo prima. Cobianchi intanto per Jovovic cerca ancora il suggerimento ma la difesa
La difesa casalgrandese si è fatta più rocigna, in particolare in questi ultimi 5-6 minuti, e i risultati si stanno effettivamente vedendo, con Zorica Jovovic in particolare che ha perso parte della sua forza realizzativa che in precedenza l'aveva contraddistinta. Ma mai sottovalutare Cassano Magnago, neanche quando è in difficoltà. Poco più di 30 secondi al termine, Padano ancora in avanti, Orlandi dall'ala cerca di fare il bis, concede il bis, gran gol di Mariano Orlandi con palla che passa in mezzo alle gambe di Mila Bertolino. Magistrale la conclusione di Marianna Orlandi, la sua seconda personale. Siamo sul 15-12 quando il primo tempo è agli sgoccioli, quindi Casalgrande Padana lo possiamo affermare ora senza timore di smentita, che chiude e termina il primo tempo in vantaggio. Vediamo se riuscirà a incrementarlo ancora. Lancio lungo di Bordon per Simona Artoni. Simona Artoni, con l'entusiasmo generale, realizza un 16-12, bisogna dire insperato fino a pochi minuti fa per la Casalgrande Padana. E quindi al palazzetto Cheope di Casalgrande, quando sono le 22 minuti primi, si chiude il primo tempo di questo incontro valido come recupero della 12ª giornata di Serie A1 Beretta femminile, sul seguente risultato che vede la Casalgrande Padana in vantaggio su Cassano Magnago con il punteggio di 16-12. Questo è il parziale alla fine del primo tempo. Riepiloghiamo le reti messe a segno durante questa prima mezz'ora, vale a dire per Cassano 5 reti Zorica Jovovic, 3 reti Rebecca Geller, una rete a testa per Michela Cobianchi, Giulia Laita, Chiara Priolo e Giulia Milan. Parlando invece della Casalgrande Padana, 4 reti per Unasia Cristel Mangone in grande forma, 3 gol Francesca Franco, 3 reti Ilenia Furlanetto, 3 reti anche per Simona Artoni, l'ultima l'abbiamo vista pochi istanti fa, 2 gol di Marianna Orlandi, e il quadro si completa con il gol siglato dalla centrale Gaia Lusetti. Nessun rigore per Cassano Magnago, invece la Casalgrande Padana ha 2 su 2 dai 7 metri. Entrambe le conclusioni in questo caso sono state messe a segno, trasformate dalla capitana Ilenia Furlanetto. Esclusioni per 2 minuti, sono 3 per Cassano, 1 per la Padana. E benissimo, quindi allora diamo un'occhiata alla situazione generale. Direi che insomma che i tempi siano maturi per concederci un breve intervallo quando sono le 20:04 minuti primi qui a Palazzetto Cheope di Casalgrande. Un breve intervallo, quindi ci risentiamo fra circa 10 minuti per vivere insieme le emozioni date dal secondo tempo di questa contesa tra il Cassano Magnago e le padrone di casa targate Casalgrande Padana. A dopo e a voi Milano.
Rieccoci qui puntualmente per vivere insieme il secondo tempo di questo confronto tra la Pallamano Cassano Magnago e la Casalgrande Padana. Sono le 20:10, minuti primi, in diretta su Eleven Sports. Sfida valevole come recupero della 12ª giornata del campionato di Serie A1 Beretta femminile. Il Pallamano, ovviamente, Nicolò Rinaldi al microfono anche in questa ripresa per descrivere, per raccontare, insomma, ma quelle che sono le gesta delle attrici in campo, delle protagoniste in campo, a cominciare da questa rete di Dania Furlanetto di Francesca Franco, che inaugura le realizzazioni di questa ripresa. 17-12, quindi il punteggio ora a favore delle biancorosse. Eccoci qui, dicevamo, ecco, ancora una volta un cordiale saluto, insomma, a quanti ci stanno seguendo e ascoltando. Ripetiamo molto spesso questi saluti, questi convenevoli, che per noi sono irrinunciabili nei confronti di chi, insomma, si fosse messo in ascolto soltanto in questo istante, soltanto in questi momenti. Un saluto al pubblico di Fede Biancorossa, che per un motivo o per l'altro non può essere qui con noi questa sera al Palazzetto Cheope, ma è comunque collegato. E un saluto anche al notevole pubblico affezionato alle gesta di Cassano Magnago. Cassano Magnago, lo ricordiamo, particolarmente seguita non soltanto nel Varesotto, ma anche nel Milanese, nell'intera Lombardia, in Svizzera anche. Del resto, come abbiamo detto e vogliamo ancora una volta ribadire, si tratta della piazza maggiormente titolata per quanto riguarda la pallamano femminile italiana. Ma la storia è una cosa, il presente è un'altra. Il presente dice che in questo momento Cassano Magnago è in svantaggio per 17-13. Il punteggio deve essere ritoccato rispetto a quanto dicevamo prima, in quanto Michela Cobianchi ha appena messo a segno quello che è il primo rigore cassanese all'interno di questo confronto. Quindi 17-13, sfida ben lungi ovviamente dall'essere conclusa, dall'essere chiusa. C'è ancora parecchio da dire, a cominciare da questa Cassano Magnago, che, come abbiamo detto, ha un carattere particolarmente ostico e poco incline a mollare. Intanto vediamo che nelle fila della formazione di casa ha fatto il proprio ingresso la centrale germano-argentina Kimei Aileen Sauser-Müller. La citiamo non a caso, tra poco, più tardi, diciamo, capirete il perché. Lasciamo un po' di sorpresa, insomma, a chi ci segue, ma insomma a chi è abituato a seguire questi nostri racconti, ecco, e sicuramente saprà, immaginerà ciò di cui stiamo parlando, ciò che insomma diremo tra non molto. Quindi Kimei Aileen Sauser-Müller in campo per la Casalgrande Padana. Intanto Cassano Magnago ha vanificato questo attacco. Riparte quindi la Padana con un'asia, Crystal Mangone, che veramente questa sera è incontenibile, proprio come la Zorica Jovovic che abbiamo visto nei primi 20 minuti del primo tempo. 18-13 a favore delle biancorosse con questo gran gol di Asia Crystal Mangone. Sono già 5 le sue realizzazioni personali. Intanto gli arbitri hanno qualcosa da dire con Marco Agazzani, allenatore della Casalgrande Padana. Vediamo, insomma, c'è un piccolo, possiamo dire, dialogo, non vogliamo dire battibecco, ma comunque dialogo, insomma, tra i due, tra Agazzani e l'arbitro. Comunque non ci sono provvedimenti assunti a carico del tecnico biancorosso, e quindi si riprende con Cassano Magnago in avanti. Cobianchi, Jovovic ancora. C'è il tentativo di Michela Cobianchi, che però non va a segno. Intanto nella Casalgrande Padana segnaliamo anche la presenza in porta di Caterina Maria Mutti, piemontese di Castelnuovo Scrivia, classe 2003, arrivata a Casalgrande quest'estate direttamente dal Marconi Jumpers Castelnuovo Sotto, con cui ha disputato lo scorso campionato di Serie A2. Caterina Maria Mutti, che se l'è cavata assolutamente non male in tutte le occasioni che l'hanno vista importante protagonista fino a questo momento. Basti pensare in particolare alla partita casalinga con Pontinia o a quella in casa contro Malo più di recente, e quindi, insomma, sicuramente un ottimo avvenire per questa promettente guardiana classe 2003. Intanto, mentre ne parlavamo, Francesca Franco ha messo a segno il quinto gol personale, che porta la Padana sul 19-13 in proprio favore. Sono 6 adesso le lunghezze di margine a favore della compagine ceramica, un margine che comincia ad essere
abbastanza rilevante. Cobianchi intanto perde palla di nuovo, Caterina Maria Mutti che fin qui non ha avuto occasione di fare grandi interventi, anche perché in questi ultimi minuti Cassano Magnago non ha saputo trovare la via del tiro in porta in maniera convincente, e quindi riparte la Padana. 5 minuti nel corso della ripresa sono passati. Sauso Müller, la sottolineiamo, e voi immaginate perché. Furlanetto prova il tiro, Furlanetto viene un po' sporcato dalla difesa. Amaranto ci prova ancora Francesca Franco, ma colpisce il palo, e intanto Cassano può ripartire in contropiede, contropiede che viene messo a segno da Chiara Priolo. Secondo centro personale, un po' sfortunata la Padana in questi ultimi frangenti, con un doppio tentativo offensivo non andato a segno. Invece dall'altra parte Chiara Priolo, con la sua consueta puntualità, ha siglato il punto che permette alle insubriche di portarsi a quota 14, ma la Padana è già là a 19. Asia Mangone si fa largo splendidamente tra le maglie della retroguardia Amaranto. Sono 6 i suoi punti, 20-14, 6 gol per Asia Mangone, veramente grandissima protagonista questa sera, ma del resto insomma il suo importante talento non passa mai inosservato, e non a caso stiamo parlando insomma di una ragazza che già da ormai qualche tempo è nel giro delle nazionali giovanili. Asia Cristian Mangone, quindi un altro taccuino, un altro nome da tenere sul taccuino. Intanto ripartenza della Casagrande Padana, viene stoppata Alessia Artoni da Zorica Jovovic. C'è chi chiede il rigore, ma comunque è soltanto un 9 metri a beneficio delle biancorosse. Furlanetto con tutta calma, Simone Artoni. Furlanetto è una Padana, lo si vede che non è affatto intenzionata a forzare troppo la mano e forzare troppo i tempi, si cerca di gestire per quanto possibile l'ampio vantaggio fin qui acquisito e magari di incrementarlo senza incappare in tiri assolutamente forzati che rischierebbero invece per favorire l'avversario. Orlandi, Sauso Müller, Simone Artoni, un'azione manovrata di maniera, possiamo dire. Orlandi, Sauso Müller, Simone Artoni, che però si è chiusa con la realizzazione di quest'ultima. 4 gol personali per l'ala centrale biancorossa, Simona Artoni, classe 2000. 20-14 il punteggio, quando il tecnico ospite Salvatore Onelli ha chiamato time out. Tabellino fin qui, Cassano 5 gol, Jovovic un gol, anzi 2 gol per Michela Cobianchi, una rete Giulia Laita, 3 reti Geller, 2 Priolo e 1 Giulia Milan. Per la Padana sono 6 gol di Asia Cristel Mangone, 5 quelli di Francesca Franco, 4 quelli di Simona Artoni, 3 Ilenia Furlanetto, 2 Mariana Orlandi e 1 Gaia Lusetti. Rigori Cassano 1 su 1, Padana 2 su 2. I parziali scaturiti fin qui al 10° 6-6, al 20° 11-9 per Casalgrande. Finale primo tempo 16-9, sempre a favore delle padrone di casa. Sono le ore 20:18 qui al Palazzetto Cheo, per rimanete in visione e in ascolto, in collegamento con noi, anche perché a fine partita, come nostra consuetudine, avremo modo di avere un paio di interviste a protagoniste, ecco, ad tanti protagonisti di questa partita, uno per parte ovviamente. Più tardi vi diremo anche chi appunto parlerà a fine incontro per fornirci la propria versione dei fatti che stanno caratterizzando la partita. Intanto Cassano Magnago in avanti, cerca il gol dall'ala ma aggancia decisamente male, purtroppo per l'Amaranto Giulia Milan, purtroppo non è riuscita ad arpionare il pallone, così la Padana buon gioco nel ripartire. Furlanetto, Sauso Müller, è una Casagrande Padana che già diciamo da almeno 5 minuti sta palesando un predominio territoriale piuttosto marcato, piuttosto netto. Furlanetto da questi a Marianna Orlandi. Orlandi cerca l'azione personale dall'ala, viene contrastata, la palla resta in mano alle biancorosse questa sera in maglia giallo-nera. Francesca Franco per Asia Mangone, da questa Ilenia Furlanetto, ecco, si prende qualche attimo in più per organizzare il gioco delle sue compagne di squadra. Mangone prova a penetrare, scarica per Furlanetto per Sauso Müller prova la conclusione, no, Mariana Orlandi, era più un servizio per Mariana Orlandi. Sauso Müller
Attenzione, Casagrande è sotto passivo, deve trovare una soluzione quanto prima per non vanificare questo pallone che vale obiettivamente ed effettivamente parecchio. Orlandi, Furlanetto, e la conclusione in diagonale viene però questa volta neutralizzata da Nila Bertolino, quindi nulla di fatto, non cambia il risultato, 21-14. Vediamo, Cassano in avanti, punta ancora molto su Zorica Jovovic e sulle sue invenzioni che tanta fortuna hanno fatto per la formazione insubrica, tanta gloria hanno dato alle insubriche nel corso dei primi 20 minuti. La conclusione dall'ala, va detto, particolarmente ficcante di Rebecca Geller, niente da fare in questo caso comprensibilmente per Caterina Maria Mutti, ma era un tiro obiettivamente difficilmente neutralizzabile. 21-15, quando siamo ormai vicini al decimo minuto del corso della ripresa. Furlanetto in avanti, cerca di servire Francesca Franco, Jovovic si impossessa della sfera, ma la palla torna in mano a Casalgrande. Gli arbitri fermano nuovamente il gioco, può ripartire Casalgrande. Orlandi penetra bene dall'ala, ma Bertolino si oppone con un intervento questa volta magistrale di piede. Ancora niente di fatto, 21-15. Recupera palla per le biancorosse Simone Artoni, Marianna Orlandi, recupero eroico di Simone Artoni, Marianna Orlandi può colpire dall'ala, non riesce però, anche perché è ben contrastata dalle avversarie, ma attenzione, a metà campo Simona Artoni è a terra, lamenta dolori in particolare al piede e alla gamba, ci sembra di capire, quando sono passati 9 minuti e 56 secondi nel corso del secondo tempo. Entra in campo il medico per intervenire, insomma, e per valutare la situazione che appunto riguarda Simona Artoni. Si spera ovviamente per lei in primo luogo e poi per la squadra che il tutto si possa risolvere soltanto con un po' di ghiaccio. Vediamo. Medico sociale in campo per valutare, insomma, quello che è la situazione, quello che è il potenziale infortunio, speriamo che appunto rimanga soltanto potenziale, di Simona Artoni, che prova adesso a rialzarsi. Vediamo com'è la reazione. In piedi Simona, confortata da Alessia Artoni, la sorella. Simona Artoni, 14-18, ecco, e Simona si accomoda momentaneamente in panchina, claudicante. Vedremo più tardi, insomma, l'entità del problema. Simona Artoni, che peraltro fin qui aveva sicuramente reso molto bene, dando un forte contributo come sempre alle sue compagne di squadra, 4 gol personali. Scocca intanto il 40esimo, 21-15 a favore ovviamente delle biancorosse. Simona Artoni a bordo campo per le cure del caso, mentre Cassano attacca con Priolo, Chiara Priolo, interviene bene Caterina Maria Mutti, niente di fatto quindi per le insubriche. Avanti Casagrande Padana con Furlanetto che serve Mangone non cerca il tiro, serve invece Furlanetto, Irene Furlanetto, implacabile come d'abitudine, va a segno con un pregevole tiro centrale, 22-15. Al prossimo time out avremo anche modo di riepilogare e di ricordare il calendario che caratterizzerà le due contendenti nelle prossime settimane, però possiamo già anticipare fin da ora che con le nostre telecronache ci risentiremo sempre qui dal Palazzetto Cheope sabato 12 marzo dalle ore 18:30, quando le biancorosse affronteranno mezzo colonna. Intanto qui non va il passaggio di Sauso Müller a beneficio di Alessia Artoni, quest'ultima non aggancia la sfera in tempo, passaggio un tantino troppo lungo, quindi 22-15 non cambia il risultato. Dicevamo, prossimo impegno agonistico della formazione biancorossa è fissato per sabato 12 marzo ore 18:30 contro le trentine del mezzo colonna, che attualmente sono all'ultimo posto in classifica e stanno quindi sgomitando per evitare la retrocessione diretta. Ne è fermata anche Zorica Jovic, niente di fatto per Cassano. Vediamo intanto Di Domenico e Fornasier fanno ricominciare l'azione da Caterina Maria Mutti, che serve Furlanetto, e la Padana con tutta calma può impostare una nuova, l'ennesima azione offensiva di questa partita che la sta vedendo vincitrice con un margine
che al momento si presenta rassicurante, però manca ancora molto tempo. Furlanetto, vediamo, Mangone per Orlandi, Orlandi dall'ala, contrastata da Geller, non va alla conclusione, sotto passivo Casalgrande. Sausemüller cerca un'invenzione con la sua esperienza dei campionati argentini, un'esperienza che però in questo caso non l'aiuta, poiché la palla torna in mano a Cassano. Chiara Priolo, serve Giulia Laita, Cobianchi, Cobianchi ancora, sempre per Chiara Priolo. Jovovic ancora, Zorica Jovovic ancora, zero gol per lei in questo secondo tempo, ma comunque lo ribadiamo, giocatrice straordinaria. Jovovic di nuovo, Priolo, Cobianchi, Montoli, Gloria Montoli, e attenzione a Jovovic, trova un passaggio efficace per Gloria Montoli che realizza così il suo primo gol stagionale, 22-16. Quando stiamo andando verso la metà della seconda frazione di gioco, ribadiamo la situazione di classifica per far capire anche quanto sia importante, quanto sia preziosa la posta in palio questa sera. Vende la Casagrande Padana, è quinta in classifica nella massima serie Beretta femminile con 15 punti, mentre invece Cassano Magnago segue a ruota con 14. Sono due punti assolutamente pesanti, quindi la tensione, qui c'è l'infrazione di piede di Lenia Furlanetto, la tensione quindi si fa obiettivamente sentire, ma almeno fino a questo momento le biancorosse hanno saputo arginarla in modo che appare assolutamente efficace. Intanto ci sono però le varesine in avanti, varesine che hanno reso, hanno espresso una pallamano sicuramente frizzante, sicuramente propositiva fino al 20°-22°, poi in parte la forza propulsiva Amaranto è andata disperdendosi. Merito anche di una Casalgrande Padana che ha sempre trovato, che ha trovato sempre di più col passare dei minuti la quadratura del cerchio. Ma attenzione alle Amaranto, c'è un tentativo di servizio di Chiara Priolo a beneficio di Giulia Milan, ma il contrasto risulta efficace e quindi riparte Cassano Magnago. Adesso si cerca di colpire dall'ala, ma non ci si riesce perché Rebecca Geller non riesce ad agganciare bene il pallone, ben fermata in questa circostanza da Marianna Orlandi, e quindi ancora Casalgrande Padana, ancora con l'obiettivo chiaro, limpido, incontrovertibile di aumentare il proprio margine di vantaggio. Mangone, Orlandi, Mangone da questa Furlanetto, Furlanetto si fa largo tra le maglie della difesa Amaranto, poi serve Mangone, Sausemüller, Sausemüller prova ancora per Mangone, sotto passivo Casalgrande, e questa volta il tiro di Asia Mangone dà solamente l'illusione della realizzazione. Quindi 22-16, rimane inalterato il punteggio, ma intanto abbiamo superato la metà della ripresa e man mano che passano i secondi il profumo di vittoria si fa sempre più marcato per le padrone di casa, che però devono, che al tempo stesso sono ancora attese da alcuni minuti di ambasce di notevoli difficoltà, perché contro Cassano Magnago, lo ripetiamo, non bisogna mai abbassare la guardia, non si può in generale, in particolare contro una squadra così ben attrezzata come quella ospite. Intanto Zorica Jovic un po' fortunosamente traversa e gol per lei. Sesto centro personale, un po' sfortunata Caterina Maria Mutti in questa circostanza, comunque nulla toglie ai suoi meriti, 22-17, e c'è time out che viene puntualmente richiesto da Marco Agazzani. E allora, come vi avevamo promesso prima, il calendario di entrambe le formazioni, prima vi abbiamo in parte anticipato quelli che saranno i prossimi impegni della Casalgrande Padana, quindi ci risentiremo sempre qui su Eleven Sports il 12 marzo prossimo dalle ore 18:30 per il duello tra le biancorosse in mezzo corona in diretta dal Paracheope, mentre invece sabato 19 marzo la Casalgrande Padana farà visita alla Cassa, alla Pontinia, Cassa Rurale Pontinia, con inizio alle ore 17 al Pala Bianchi di Pontinia nel Lazio. Ovviamente Cassa Rurale Pontinia quindi sarà l'avversaria delle biancorosse il 19 marzo. Per quanto attiene invece Cassano Magnago,
Le varesine torneranno in campo sabato 12 marzo alle ore 17 sul campo della IOMI Salerno, un campo storicamente molto complesso per qualsiasi avversario, anche se ultimamente Salerno ha un po', come dire, rallentato la marcia nell'alta classifica. E a seguire il 19 marzo le Amaranto saranno impegnate al palazzetto Tacca per il duello interno contro Cellini Padova, che avrà inizio alle ore 18:30. Intanto abbiamo già ripreso la sfida con Cassano che ruba palla e vediamo l'azione con il gol a cucchiaio di Zorica Jovovic, che mette a segno il settimo centro personale, 22-18. Attenzione, sono segnali da non sottovalutare. Agazzani avrà sicuramente catechizzato a dovere le proprie pallamaniste durante il time out che si è svolto pochi istanti fa. Agazzani ne ha sicuramente ben donde di essere preoccupato, in quanto insomma immagini adesso si è già assottigliato a quattro lunghezze e potrebbe assottigliarsi ancora, perché Jovovic ancora con veemenza serve bene Chiara Priolo, che va a mettere dentro il suo terzo centro personale, 22-19. Sembrava quasi, non dico impensabile, comunque sembrava estremamente difficile fino a pochi minuti fa pensare a una gara riaperta dopo che la Padana aveva raggiunto un margine di sicurezza di 6 lunghezze, ma invece adesso, come avevamo in parte avvisato gli spettatori, quanti ci stanno ascoltando e seguendo su M Sports, mai sottovalutare, perché Cassano ancora lì, 22-19, e adesso potrebbe ridurre ulteriormente il proprio divario sfavorevole. Vediamo, Cassano Magnago, adesso è Cassano a rallentare un po' il ritmo nella chiara intenzione di non voler commettere errori, sbagli, sottovalutazioni, distrazioni. 22-19 il punteggio a favore della Casalgrande Padana, che però ha bisogno di un gol quanto prima per uscire da questo impasse degli ultimi due minuti. C'è la realizzazione intanto ancora di Zorica Jovovic con 8 i suoi gol, 22-20. Attenzione, c'è pericolo di un riaggancio. La Padana lo sa bene anche Francesca Franco, che difende il pallone come una vera leonessa, anche se non gioca per Brescia bensì per la Padana. Battuta che ci sta per stemperare un po' la tensione che questo confronto è tornato a dare dopo che le prime fasi del secondo tempo avevano dato riscontri favorevoli alle biancorosse. Asia Cristal Mangone non va neanche per lei, perché il suo tiro dall'alla si spegne sulla traversa. Il DG biancorosso Alberto Aldini è preoccupatissimo, si mette le mani sulla fronte per sottolineare il momento sicuramente impegnativo, il momento sicuramente complesso che le biancorosse stanno vivendo, stanno attraversando. 22-20 e non siamo neanche al 50esimo, quindi partita completamente riaperta in queste fasi. Cassano con Cobianchi, però questa volta Cassano Magnago non gestisce bene la palla, quindi può ripartire la Casalgrande Padana, e mai come in questa occasione l'errore di Cassano è stato provvidenziale per le beniamine locali, che vengono sospinte ora dal pubblico del palazzetto Cheope, e immaginiamo saranno sostenute anche dal pubblico che apprezza la compagine ceramica, che è in diretta in questo momento su Eleven Sports. Franco per Furlanetto, Sausemüller prova forse una conclusione personale, no, cede l'onere a Francesca Franco, ma il passaggio non va a segno perché Cobianchi si mette in mezzo, e quindi il suo intervento di Michela Cobianchi è provvidenziale per le Amaranto, perché permette a Cassano Magnago di ripartire 22-20. Attenzione, è una Casalgrande Padana che, se continuerà questo andazzo, rischia di incappare nuovamente nel film già visto lo scorso 19 febbraio sul campo della AC Lifestyle Erice, cioè bene per 40 minuti, poi gli ultimi 20 di amnesia. Ma intanto Caterina Maria Mutti piazza un ottimo, eccellente intervento per smorzare il tiro di Chiara Priolo. Caterina Maria Mutti molto efficace, molto efficiente, parata preziosa in questo frangente, 22-20 quando siamo al 50esimo, ultimi 10 minuti del confronto. E ne approfittiamo per sottolinearvi, per annunciarvi che a fine partita intanto Alessia Artoni cerca il gol, ma il tiro viene neutralizzato da Nila Bertolino. A fine partita sentiremo l'allenatore di Cassano Magnago, Salvatore Onelli, e invece per la Casalgrande Padana, udite ai nostri microfoni, Kimei Aylin Sausemüller.
la centrale germano-argentina della formazione biancorossa. Ma per questo c'è tempo, ci sono ancora più di 9 minuti, e 9 minuti in questa situazione sono davvero una eternità. Cobianchi è liberissima dall'ala Chiara Priolo, ma non è regolare la conclusione, infrazione di area, può ripartire Casalgrande. Lusetti, Furlanetto cerca il tiro, è un po' sbilenco perché viene smorzato dalla difesa Amaranto, ma è una Casalgrande padana che può ancora usufruire, può ancora continuare il proprio gioco offensivo. Franco traversa, pallone di poco alto sulla traversa. Attenzione, Simone Alessia Artoni smorza in particolare il contropiede. Avanti ancora la padana con Furlanetto, cerca la via del gol. Mia Bertolino si oppone, intanto fatto il suo ingresso nelle fila ceramiche anche Nicole Giombetti, l'esperta ala, classe 85, veterana della formazione di casa, insieme ovviamente a Ilenia Furlanetto. E ora 21 minuti e 45 secondi nel corso della ripresa, 22 Casalgrande Padana, 20 Cassano Magnago. Rimanete su Eleven Sports perché ne vale veramente la pena, lo state vedendo. Zori Kajovic cerca un'elevazione, Franco impedisce però a Jovovic di involarsi per effettuare il tiro, e così la porta casalgrandese resta ancora una volta inviolata. Furlanetto per Franco, c'è time out richiesto dal tecnico biancorosso Marco Agazzani, che è partita. La padana sembrava potersi avviare verso un successo senza neanche troppe sofferenze, e invece il ritorno di Cassano Magnago ha fatto sì che si giungesse a questa situazione. 22 padana, 20 Cassano Magnago, meno di 8 minuti al termine, 7:52 per l'esattezza. Cassano, 8 gol per Zori Kajovic, 4 Rebecca Geller, 3 per Chiara Priolo, 2 per Michela Cobianchi, 1 a testa per Gloria Montolli, Giulia Laita e Giulia Milan. Per quanto attiene alle biancorosse, 6 reti di Asia Cristel Mangone, 5 Francesca Franco, 4 Ilenia Furlanetto, 4 Simona Artoni, 2 Marianna Orlandi, 1 Gaia Lusetti. Rigori 1 su 1 Cassano, 2 su 2 per la padana. I parziali 6 a 6 al decimo, 11-9 al ventesimo, 16-9 primo tempo, sempre per la padana. Al quarantesimo 21-15 per Casalgrande, al cinquantesimo 22-20 per la padana, e al 52esimo ancora 22-20. Fasi decisive, siamo in diretta su Eleven Sports dal Palazzetto Cheopio quando sono le 20:37 minuti. Non andate via, al termine interviste a Salvatore Onelli e Chimei Aylin Sauser Müller, che ci diranno la loro su questa gara, dall'esito ancora incerto, dall'esito ancora tutto da scrivere. Gli spettatori hanno ragione questa sera, qualunque sia la formazione che alla fine otterrà i 2 punti, qualunque sarà, di certo questa partita può rappresentare un efficace spot per la pallamano, in particolare segnatamente per la pallamano femminile. Il DG biancorosso Aldini, sempre in ambasce, lo vediamo qui alla nostra postazione, soffre per le proprie beniamine. Giustamente, attenzione, c'è un intervento pesante di Gloria Montolli agli danni della centrale Gaia Lusetti. 2 minuti a Gloria Montolli, attenzione, anche questo può fare la differenza, può contribuire a poter scavare un solco. Ilenia Furlanetto, 2 su 2, l'abbiamo detto prima, i rigori sono la sua specialità. Senza dire niente, senza commento, no comment, questa volta potrebbero parlare le immagini. Furlanetto contro Bertolino. Furlanetto. Ilenia Furlanetto alla meglio, e il suo quinto centro, 3 su 3 dai 7 metri per lei e per Casalgrande, 23-20. La parata di Caterina Maria Mutti poco fa, il rigore messo a segno da Ilenia Furlanetto, e Casalgrande può nuovamente sperare con maggiore convinzione nella vittoria. Ma manca ancora tantissimo. Cassano sta giocandosi le ultime carte con generosità, con tenacia, con la qualità che contraddistingue la formazione in subrica. Vediamo ancora il tentativo con Jovovic per Cobianchi. Jovovic e Cobianchi, le due principali terminali del gioco amaranto. Cobianchi però viene ben stoppata in questo caso da Furlanetto e Lusetti. 23-34.
il tempo, 23-20 il punteggio. Jovovic, Cassano deve trovare un gol rapidamente, altrimenti Casagrande potrebbe sfuggire. Prova il tiro Michele Acobianchi, viene però sporcato e Caterina Maria Mutti da Castelnuovo Scrivia non ha problemi nell'intervenire. 23-20, Padane avanti, Furlanetto il tiro, ma brava anche Nila Bertolino in questo frangente. C'è un contrasto adesso tra Simona Artoni, che intanto è tornata in campo, quindi fortunatamente per lei niente di grave, l'infortunio tra lei e Chiara Priolo. 23-20 con Padana palla in mano, quando mancano poco più di 5 minuti alla conclusione delle ostilità sportive ovviamente. Vediamo Simona Artoni, dopo l'infortunio al piede e alla gamba che ha fatto tremare tutto l'entourage biancorosso, torna con un gol dall'ala. È il suo quinto centro personale questa sera, 24-20. Aldini leggermente più rilassato, commentiamo anche la sua espressione facciale che voi non potete vedere, ma è uno spettacolo nello spettacolo, e quindi chiaramente ne diamo nota, insomma, perché Aldini somatizza bene quelle che sono gli stati d'animo della squadra Casalgrande Padana. Qui Cassano perde palla, ma può ancora beneficiare di un movimento offensivo. Comunque vada, si segneranno più gol rispetto alla contesa di andata che vide la Padana vincitrice al Palatacca per 14-18 lo scorso 11 settembre. Vediamo Jovovic, cerca di farsi largo da lì e Jovovic trova lo spunto giusto con la sua abilità, con l'abilità che la contraddistingue. Dodica Jovovic, migliore realizzatrice dell'incontro, 24-21. È una Padana che possiamo quasi azzardarci a dire che se trovasse il gol in questa prossima azione offensiva potrebbe mettere i due punti pressoché in cassaforte. E lo trova con Ilenia Furlanetto, lo trova, sesto centro, 25-21, 4 gol e poco più di 4 minuti. Si fa duro per Cassano Magnago, che tuttavia non molla e infatti segna con Asia Macchi il suo primo gol personale. Asia Macchi, 25-22, 4 minuti al termine in questo momento, in questo recupero della 12ª giornata di Serie A1 Beretta femminile. Lo diciamo a beneficio di chi si fosse messo in visione in ascolto solo in questo momento su Eleven Sport: siamo in diretta dal palazzetto Cheope di Casalgrande. Proprio in questi minuti, proprio in questi istanti, su queste tavole si stanno decidendo le sorti del confronto con Gaia Lucetti, che conclude a rete ma viene contrastata e c'è rigore a favore delle biancorosse. Sorride Gaia Lucetti, che ha preso questo rigore, un sorriso condiviso dalle sue compagne di squadra, segnatamente da Simona e da Alessia Artoni. C'è un cambio in porta tra le insubriche. Sara Piatti sostituisce Nila Bertolino per provare a mettere un argine a Ilenia Furlanetto, ma non c'è verso di arginare Ilenia Furlanetto dai 7 metri. 4-4, 26-22. Che partita comunque vada a finire. Un bravo alla Casagrande Padana, ma onore anche veramente a Cassano Magnago, che ha saputo rimettersi in carreggiata quando ormai la partita sembrava sfuggire di mano. Cassano Magnago ha fornito una prova all'altezza di quello che è il blasone che la contraddistingue. Siamo sicuri avrà molte altre occasioni per riscattarsi quanto prima, e le Amaranto restano comunque validissime candidate alla permanenza diretta in Serie A1. Può ripartire intanto la Casagrande Padana, che ha un'imperdibile occasione per finire il lavoro e per portare a termine questa vittoria. Ripetiamo intanto, mentre seguiamo questa azione biancorossa, l'appuntamento con la Serie A2 maschile di sabato prossimo, 5 marzo, a partire dalle ore 18:30, qui al palazzetto Cheope. La Modula Casagrande affronterà Ambra Poggio a Caiano. Intanto c'è il gol di Simona Artoni, 6 per lei, 6 centri personali. Dicevamo, in A2 maschile la Modula Casagrande sfiderà Ambra Poggio Caiano dalle 18:30, in palio punti preziosissimi in chiave salvezza. L'appuntamento quindi è qui al palazzetto Cheope per il duello tra i biancorossi allenati da Corradini e la formazione toscana, altrimenti diretta sulla pagina Facebook del GSD Pallamano Spallanzani. Gaia Lucetti intanto in contropiede per il 28-22. E a questo punto lo possiamo dire, la Casagrande Padana conquista questi due punti ormai con 6 gol
di margine e meno di 2 minuti al termine dell'incontro. La Casagrande Padana non può più perdere questa partita. Una vittoria che porta la Padana a quota 17 in classifica, mentre invece Cassano resta a 14, e una vittoria che permette alla compagine ceramica di bissare la fermazione ottenuta a settembre al Palatacca in piazza Lega Lombarda a Cassano Magnago. Invece qui siamo al palazzetto Cheopi in via Aosta a Casalgrande, Reggio Emilia. Bentrovati, buonasera a chi ci segue da Eleven Sports, da tutta l'Emilia, dalla Lombardia, dalla Svizzera italiana in particolare, dove Cassano Magnago è molto seguita. E non andate via, lo ripetiamo, pazientate ancora un istante al termine dell'incontro, poiché avremo le interviste. Salvatore Onelli per Cassano Magnago e Chimei, Aylin Sauso Mullo, non sappiamo ancora se ci parlerà in spagnolo oppure in italiano, ma non ci sono problemi comunque, anche perché lo spagnolo è una lingua comprensibile, poi dovremmo essere ben attrezzati anche con la traduzione, almeno così auspichiamo. 28-22, ultime falistre, come si dice dalle nostre parti, da queste parti, ultime falistre di gara, con Jovic che perde l'attimo del passaggio, non riesce ad agganciare il passaggio. Riparte Casalgrande, Franco, Furlanetto, Lusetti, Simona, Artoni, Gaia Lusetti, che ha segnato all'inizio e in fondo alla partita, potremmo dire quasi per lei il primo e l'ultimo gol, tanto per citare John Gasworthy. Lusetti, Gaia Lusetti, e anche più dell'ultimo, Gaia Lusetti, terzo gol per lei, 29-22, una rete che contribuisce a rendere ancora più marcato, accentuato il divario che separa le biancorosse dalle Amaranto. Amaranto ormai in disarmo, ma è abbastanza naturale. Furlanetto, Orlandi, Alessi Artoni, Lusetti di nuovo. Meno di un minuto al termine, siamo proprio all'ultimo giro di lancetta. La palla viene restituita a Cassano Magnago, vediamo se riusciranno le varesine almeno a limitare le dimensioni della sconfitta, ma ormai Cassano Magnago ha la mente già concentrata sul prossimo impegno contro Salerno. Ilenia Furlanetto sale a 8, meglio di lei questa sera soltanto Zorica Jovic, 8 gol per Ilenia, 4 dei quali su rigore. 30-22, 20 secondi al termine, 15 in questo momento. L'ultimo attacco è di Cassano Magnago, Jovovic, vediamo, e smotta bene Caterina Maria Mutti, che interviene su Gloria Montolli. Ecco, si rialza, ecco, la giocatrice numero 27, Giulia Leiter, ma non c'è più tempo. 30-22 il risultato finale qui a Palazzetto Cheope. La Casagrande Padana quindi ha sconfitto Cassano Magnago con il punteggio di 30-22 in questo confronto valido come recupero della 12ª giornata del campionato di Serie A1 Beretta femminile. Rimanete con noi tra poco le interviste, ma intanto il tabellino con Cassano che ha trovato la via del gol in 9 occasioni, con Zorica Jovovic, 2 reti Michela Cobianchi, una Gloria Montolli, una Giulia Raita, una per Asia Macchi, 4 reti per Rebecca Geller, 3 Chiara Priolo, 1 per Giulia Milan. E la Casalgrande Padana, che frattanto riceve il meritato applauso della platea convenuta qui all'impianto di via Aosta, ha trovato la via del gol 6 volte con Asia Cristel Mangone, 5 Francesca Franco, 8 Ilenia Furlanetto, 6 reti Simona Artoni, 2 reti Marianna Orlandi, 3 gol per Gaia Lusetti. Da segnalare per quanto riguarda il ruolo di portiere, Nadia Ayelen Bordon ha difeso la porta biancorossa durante il primo tempo, mentre nel secondo tempo è toccato a Caterina Maria Mutti con buoni riscontri. L'altro portiere, altrettanto valido ma che non ha giocato questa sera, è Valentina Bonaccini, altro portiere biancorosso. Allora, tra poco le interviste, un istante. Eccoci qui, tra poco Onelli e tra poco Chimei, Aylin Sausemüller. Questi almeno sono gli accordi che sono stati presi nella giornata di oggi. Adesso vogliate scusare per questo breve momento di pausa, ma qui lo vogliamo ripetere, lavoriamo sempre e comunque in diretta.
qui ci dicono problemi di audio, speriamo quindi che abbiate sentito bene tutto il nostro racconto, ecco. Perfetto, nessun problema, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, è ancora qualche istante quando siamo in diretta con voi, magari se magari per ingannare l'attesa potevamo trovare anche un protagonista della serie A2, così giusto per ingannare l'attesa delle ragazze. Aspettiamo Onelli, aspettiamo Chimei. Aileen Sausmüller, che non ha trovato la via del gol questa sera, ma ha a sua volta fornito un contributo di rilevante importanza nel raggiungimento di questa affermazione biancorossa. Lo ripetiamo, ribadiamo il punteggio quando sono le ore 20:50 qui a Casalgrande: 30 Padana, 22 Cassano Magnago. Qui intanto vedete il pannello in cui amministriamo le interviste. Chimei e Onelli tra poco ai nostri microfoni. Scusate, intanto ricordiamo il prossimo appuntamento con le telecronache qui da Palazzetto Cheope. 12 marzo, ci risentiamo sabato 12 marzo dalle ore 18:30 per il duello interno contro le trentine del mezzo corona allenate da Sonia Giovannini. Intanto a bordo campo, vabbè, vediamo Marco Agazzani, ma non è lui che stiamo cercando. Vediamo, c'è Aldini che viene verso di noi, scusate, pazientate, lo ripetiamo ancora un istante perché sono tempi, insomma, tecnici, stiamo tutto veramente facendo in diretta. Eccola, ecco, potremmo dire Abemus Chimei, ecco, adesso lo possiamo dire perché vedo Chimei, Aileen Sausmüller arrivare verso di noi, verso la nostra postazione, ecco. Vediamo, ah, cede l'incombenza, vediamo. Scusate, ma è tutto dietro. Cede l'incombenza ad Asia Cristel Mangone, direi. Beh, altrettanto gradita, Asia Cristel Mangone, bravissima, tra l'altro, questa sera. Congratulazioni. Allora, abbiamo Asia Cristel Mangone insieme a noi. Quale onore questa sera per la Casagrande Padana, assoluta protagonista di questo importante successo. Asia, quindi, i segreti di questa importante vittoria. Quali sono state le principali carte vincenti? Le carte vincenti, soprattutto, sono state la testa. E avere degli attacchi molto lunghi, cosa che nelle ultime partite non abbiamo avuto. E niente, questo, la testa, e soprattutto siamo state molto strette in difesa e brave in attacco a cercare gli spazi, a non farci fregare dalle altre giocatrici. Come hai visto Cassano Magnago, come ti è sembrata, possiamo dire, è la squadra che ti in qualche modo aspettavi, oppure ti saresti anche aspettata una squadra, un gioco di altro tipo, di tipo diverso da parte delle avversarie? A differenza della scorsa partita di andata, l'ho trovato una squadra con ancora un po' di buchi in mezzo, però è una squadra molto valida, che vale, cioè gioca bene, e mi è piaciuta, basta. A livello personale immagino che tu sia molto soddisfatta questa sera, 6 gol e molto importanti, molto pesanti, sei in forma quindi? Sì, soprattutto dalle ultime partite che per il Covid, per operazioni varie non sono stata molto in forma e me la sono ripresa la partita. Ultime cose, a questo punto quanti punti mancano ancora per, possiamo dire, per appunto festeggiare la salvezza diretta? Quanti ne serviranno ancora? 2, 4, 6, di più, di meno? All'incirca sui 2-4 punti massimo, penso, per stare sereni e non andare ai playoff. Ai playout, certo, insomma, no, ma ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro, ci sta, ci sta. Ultima cosa, la prossima partita contro il mezzo corona, sempre qui al Paracheope, che cosa c'è da temere, quali sono le maggiori insidie che ti aspetti di incontrare contro le trentine arrembanti, anche se ultime in classifica? Ah,
hanno dei terzini molto validi comunque, e come squadra è molto buona, mi piace il loro gioco, mi piace come giocano in campo, è una squadra con cui dobbiamo tenere testa e vedere batterle, vedere le nostre difficoltà e riuscirle a toglierle in campo. Ancora una volta grazie mille ad Asia Cristel Mangone, grandissima protagonista di questo successo biancorosso. Grazie ad Asia Cristel Mangone, buona serata a te. E quindi adesso aspettiamo Onelio, qualcuno da Cassano. Onelio, qualcuno da Cassano, vedo Onelli che si sta Cassano. Scusate, ma è tutto in diretta. Albini, Alberto, mi chiamate qualcuno da là, perché... Onelli, ecco. Onelli, Salvatore Onelli tra poco ai nostri microfoni, quindi per chiudere il cerchio, insomma, di questa serata, ecco, fasi un po' movimentate, ma insomma, diciamo, sono attimi particolarmente concitati. Salvatore Onelli, allenatore di Cassano Magnago, tra un istante ai nostri microfoni per commentare questa partita che ha visto Cassano Magnago fornire una prova sicuramente generosa, anche se non sufficiente per portare a casa l'intera posta in palio. Onelli, buonasera, grazie mille per essere qui ai nostri microfoni così proprio generosamente, ancora grazie, e ti chiedo subito che cosa non è andato questa sera, quali sono le motivazioni che hanno appunto favorito questo punteggio finale sfavorevole per voi. Beh, innanzitutto siamo venuti qui con senza tre ragazze positive al Covid, di cui due titolari e mezzo, un'altra ragazza titolare in difesa oggi non poteva essere schierata perché non stava bene, quindi insomma eravamo quattro assenze importanti e non abbiamo avuto cambi, si è visto, perché alla fine abbiamo perso un po' di lucidità e hanno allungato, ma siamo stati in partita fino a 5 minuti dalla fine, 6. 23 palle perse sono troppe, sicuramente. Anche questo è dovuto un po' alla mancanza di cambi, ma non posso dire altro. Oggi abbiamo dovuto fare una difesa improvvisata che non abbiamo mai fatto, neanche mai provato, proprio perché abbiamo avuto delle assenze all'ultimo secondo, quindi... ma le ragazze hanno dato tutto, hanno difeso bene, abbiamo recuperato un sacco di palloni, abbiamo messo in difficoltà secondo me il Casalgrande in difesa, siamo riusciti, penso, a fermare abbastanza bene Furlanetto in alcuni momenti, che già è una buona cosa, quindi io vedo sicuramente il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo limitare le palle perse, quello sì, però non abbiamo potuto esprimere il nostro gioco in velocità perché eravamo contate, quindi complimenti comunque alle mie ragazze. La Casalgrande Padana, come la hai vista questa sera, insomma, qual è la tua, possiamo dire, impressione sulla formazione biancorossa? Ma loro, secondo me, la maggior parte delle gare le vincono con il carattere. Sono ragazze che non mollano, non si abbattono, probabilmente non le conosco, ma credo che vedendole in campo sembrano un gruppo affiatato, perché nelle difficoltà escono sempre bene, quindi quasi sempre bene, quindi... secondo me l'arma vincente loro è un po' questo. Tecnicamente non sono fenomeni come non lo siamo noi, ma con il carattere sopperiscono a molte cose, hanno un portiere molto forte, hanno Furlanetto in attacco, quindi diciamo che è una squadra fastidiosissima. Assolutamente sì, ecco. Per voi la prossima partita non sarà sicuramente semplice, una importante trasferta molto complessa.